Fiabe e racconti per ogni notte. Che cosa proponiamo questa sera a Città dei Libri? Sì, questa sera proponiamo una delle 9 storie. Sono 9 storie autentiche inventate per addormentare le mie bambine qualche anno fa. Chi non l'ha vista non è di Polignano. E una in particolare riguarda la storia di un gallo. Si chiama il gallo Salvatore. Questo gallo va in una fattoria delle Cese, dei Gallipoli, perché prende il posto di un vecchio gallo morto che aveva dato tante soddisfazioni al vecchio proprietario. E di là il gallo nuovo arriva in un contesto dove ci sono varie galline, varie comandanti, varie situazioni strane, viene praticamente quasi messo verso KO. Poi c'è un episodio finale che diciamo, viene rimesso in gioco e gli viene tributato un grande applauso, un grande incontro. Ecco qui. Città dei Libri ospita questa manifestazione per raccontare fiabe ai bambini. Cosa si deve insegnare attraverso le fiabe? Innanzitutto attraverso la lettura, perché oggigiorno i bambini, lo sappiamo, anche noi adulti siamo molto vincolati all'elettronica, allo smartphone, e quindi si è perso un po' la poesia della lettura. Sì, sì. E quindi insegnando in particolar modo le fiabe, soprattutto le mie bambine, hanno avuto un meccanismo di riflessione che ogni sera si cercava proprio di inventare una nuova grazie anche al loro intuito. E questa è stata una cosa bellissima che mi ha anche inorgoglito. Magari anche un modo per ricordare ai genitori di tornare a raccontare le favole della buonanotte. Esatto, perché questo libro in particolar modo riguarda la mia vita personale, dove in effetti ho portato le mie bambine in vacanza, cioè a Gallipoli, sul lago di Como, in Basilicata, in Moliterno, quindi ci sono alcuni punti che loro ricordano con piacere e lo ricordo anch'io. E come devono fare i genitori per insegnare il piacere delle favole? Secondo me ci vuole tanta pazienza. Tanta pazienza e tanto amore per i bambini. Televisioni.